Anche detto il bruciato, sarebbe superfluo dire che chiaramente stiamo parlando di Luca Cucchetti, che noi tutti ovviamente in radio chiamiamo Burned, anche detto il bruciato. Mi sembra anche giusto, insomma, delle Burned, probabilmente. Anche detto il bruciato. Lunedì poi dovrà andare a giocare questa partita nella quale lui è stato messo in porta. Chiaramente ci saranno progressivi contro Underground, l'altro portiere che vedrà schierarsi proprio di fronte a Luca Cucchetti sarà DJ Polpo. Non mi chiedete bene le cose, poi ci sarà chiaramente il nostro inviato Antonio Giuliani che ci anche saprà detto il bruciato spiegare le cose sicuramente meglio. Sì, anche Antonio Giuliani sicuramente non è del tutto normale. Come al solito, se non sono normali non ce li vogliamo. Ovviamente sento una presenza alle mie spalle a Power Station. No, presenza alle mie spalle, mi sono messa paura, non ce ne sono fortunatamente, però insomma vi posso annunciare con il sorriso sulle labbra, veramente ci potrei fare un fiocchetto dietro le orecchie, che stiamo per partire, per entrare all'interno del Hard Trance Corner. Ecco sera... voi Piero e simpatici, ascoltateli, ne vale la pena. Ma non vale sono Piero e simpatici, accidenta a voi. Dicevamo, questa sera un'ora per quanto riguarda Hard Trance. Partiamo da adesso, mancano 4 night minuti alle 23 qui su Power Station. Abbiamo riesumato un disco ieri, oggi lo risuoniamo. E poi un'ora ragazzi, di cose da sentire ce ne sono tante e parecchie. Pronti alle corse, questi sono loro, Dark RT8 con Slave to the Rhythm Remix. Nightlife, fear life, fear life, fear life, fear life.
Slave to the Rhythm, loro chiaramente sono Dark 88, è un disco del quale sicuramente ci ricorderemo tutti, ma proprio tutti ovviamente. Sono passati 3 night minuti dopo le 23 qui su Power Station, siete ovviamente sempre all'interno del Nightlife in compagnia della voce di Paolo Testa e dall'altra parte della regia affidata alle dolci mani di DJ Walter One, che tra un po' dolci poi non rimarranno per così tanto tempo, anche perché siamo già entrati all'interno della Hard Trance Corner e arriveremo fino al Gabber Space e lì veramente di tutto di più. Chiaramente per i più deboli di cuore vi avvertirò per tempo e vi dirò ovviamente per un periodo magari minimo di tempo di cambiare canale. Al momento voi aspettate un attimo, ma rimanete lì, non vi spostate da Power Station perché ritorniamo subito, ma subito dopo la pubblicità. Good Night Life. Power Station. Move it, baby. Disco Tracks. We'll be right back.
Tracks. Disco Tracks di oggi, si tratta veramente di un discone, insomma non a caso era Zion No Fate. Sono 3 le tracce totali comprese ovviamente in questo disco che è riuscito, diciamo, proprio oggi, quindi lo ascoltiamo come Disco Tracks, disco che come ben sapete lo trovate a Tracks in via delle Gardenie 6/8 a Roma, ma questa cosa ci arriviamo subito dopo. Dicevamo, sono 3 tracce totali, quella che abbiamo ascoltato è la No Fate Mix, e tutte e 3 le tracce comprendono la presenza di un nome non indifferente per quanto riguarda chiaramente il panorama mondiale, musicale, potrei dire mondiale, sì, penso di poterlo veramente dire, perché lui è Sven Vate per la IQ Record, chiaramente. Come vi dicevo prima, questo disco lo trovate da Trax ovviamente al piano inferiore, quindi senza che vi mettete lì a perdervi in ciance, una volta arrivati da Trax scendete direttamente giù e c'è poi tutto il reparto, come ben sapete ormai, trance, hard trance, progressive, hardcore, gabber, insomma veramente di tutto e di più. L'appuntamento con il disco Trax di oggi che avete appena ascoltato all'interno del Nightlife lo ritroverete lunedì dalle 14:20 alle 16 ovviamente all'interno di Sbrock, sempre qui su Power Station con Luca Cucchetti, e poi sarà un disco che come ormai sapete lo riascolteremo a lungo, ma a lungo chiaramente all'interno del Nightlife. Fuori di testa, non a caso, insomma, si tratta di un personaggio che abbiamo dall'altra parte del vetro in questo momento, ossia DJ Walter One, in questo momento e in tutti gli attimi in cui chiaramente ascoltate il Nightlife, sempre dal progetto Headroom, sempre per la Dash Record, sempre da Analogical Destroyer, questa volta cambiata la traccia perché Mission One, una cosa veramente da fuori di testa. Continuiamo così, sì, perché la musica del Nightlife ovviamente va avanti fino alla mezzanotte e mezzo questa sera, sempre ma sempre di più, sempre ma sempre più veloce, anche perché lentamente dobbiamo approdare a quelli che poi sono i ritmi vertiginosi della gabber, quindi le best tracks from Manic Monday. Per il momento arriva lui, ossia DJ Crack, Follow Me in This Analog World. Follow me.
Devo ammettere, non ce ne siamo neanche resi conto, perlomeno io non me ne sono neanche resa conto, ma abbiamo dato una bella pestata sull'acceleratore, veramente bravo Walter, perché hai fatto in modo che insomma non fosse una situazione poi così traumatica il passaggio. Burn, anche detto il bruciato, giustamente l'usato da tutto il mondo, è targato American Graffiati, e poi l'usato si sa è una di quelle soluzioni veramente simpatiche per riuscire a spendere poco e vestire in maniera sempre differente, perché no, rimanere sempre originali. Da American Graffiati ci sono i Levi's 501, quelli originali americani, quelli con la cimosa, i Big E, e poi ci sono i giubbotti in pelle in renna a partire da 70.000 lire, la moda anni 70, le camicie, le maglie, le felpe, i gilet, e anche ovviamente la tendenza di tutte le marche. E poi in questo periodo non solo i prodotti sono usati e quindi chiaramente il costo è minore, ma ci sono anche i saldi, veramente una cosa da folli. Solo ovviamente questa cosa la trovate da American Graffiati, che è in piazza Iris 5 a Centocelle. Disco! È passato Tarzan. Nightlife. Fear life.
Nightlife, Fia Life. Power Station. Stiamo entrando nel settore centrale del vostro cervello. Rilassatevi. Probabilmente perché Stefania sta ballando con tanta di quella foga, ma con tanta di quella foga che per colpa sua che c'è stato il salto del disco. Si è messa sul tavolo con tutti gli scarponi, i zepponi, le cose, a ballare come una pazza, e ovviamente è successo quello che è successo. Altra night novità all'interno del Nightlife di questa sera era il disco che abbiamo appena ascoltato, quindi quello che c'è anche adesso sotto la mia voce su Space Flower Record, Ultimate Too Strong. Bello, bello, e complimenti a Walter One, ovviamente bravo per la scelta, ma mi sembra anche giusto. Torna un disco che io considero il disco Mina per la Time Unlimited Record. Indovinate un po' di che cosa si tratta, sono sicura che già ci siete arrivati, perché è Overcharge con G Meter. I'm sorry.
bellezza di questo disco credo che sarebbe una cosa superflua, quindi non lo faremo. Vi ricordo solo che si trattava di Overcharge Emitter, la traccia che abbiamo ascoltato è Months Are Changing per la Time Unlimited Record. Vi ricordo nuovamente il nostro indirizzo, quello di Power Station, all'interno di internet, dove potrete trovare tutto, dalle classifiche alle le storie particolari di tutti i DJ di Power Station, storie chiaramente per quello che riguarda musicalmente parlando. Ci trovate a www.bitnic.it/power/station.htm. Potete anche scriverci, parlare con ognuno di noi, con quelli di noi che voi preferite. Chiaramente potete parlare, portavoce io per lui che in questo momento non è con noi, anche con il nostro inviato Antonio Giuliani, per quanto riguarda il suo nuovo club, quello che ha fondato all'incirca 2 settimane fa, degli Afartesta HP, insomma una cosa molto complicata, ogni volta non ricordo bene dei folgorati, comunque all'indirizzo power.station@bitnic.it. We'll be right back.
Control, siamo all'interno del Heart Rains Corner, ovviamente ancora all'incirca una mezz'oretta, siamo partiti veramente alla grande questa sera perché un'ora di Heart Rains all'interno del Nightlife del sabato sera, devo dire che non l'abbiamo mai fatta, di solito l'abbiamo affrontato verso le 11:30, quindi esattamente in questo momento invece siamo partiti già da mezz'ora, verso la mezzanotte, ovviamente mezz'ora per quanto riguarda il Gabber Time all'interno del Nightlife. C'è un attimo di pausa, voi mi raccomando rimanete lì perché il Nightlife torna subito dopo la pubblicità. Good Nightlife. Manic Monday. Manic Monday. Manic Monday. Manic Monday. Manic Monday. Il lunedì. La mezzanotte alle due di mattina. Suoni ultra grandi. Ritmi due volte. Ritmi di due volte. Walter White, non ci sono imbecilli. Walter White, non ci sono imbecilli. Walter White, non ci sono imbecilli. Manic Monday. La mezzanotte alle due di mattino. Manic Monday. The Maximum Music Radio. It's always our station. Nightlife, fair life, fair life, fair life, fair life, fair life, fair life. DJ Jamo con Spice all'interno del Heart Rains Corner, che ovviamente all'interno del Nightlife, chiaramente all'interno di Power Station, mi sembra un pochino la storia delle scatole cinesi, all'incirca dovrebbe essere quello il concetto. Noi ci spostiamo, andiamo sulla Tunnel Record, dell'etichetta hamburghese che ci ha fatto veramente tanto impazzire fino a qualche mese fa, poi stranamente si è un pochino fermata, poi anche è riuscita male. Bruciato. Anche detto il bruciato, effettivamente. Arriva lui, Accuface, la traccia che ascoltiamo questa sera, che ieri ne avevamo ascoltato un'altra, l'altro ieri un'altra ancora, insomma, evidentemente giriamo e rigiriamo intorno un pochino per tutto il disco. L'altro ieri non l'abbiamo proprio ascoltata, però la scorsa settimana sì, e lui è Accuface con True Creator.
arrivati giusto in tempo. Devo dire che ce n'è mancato pochissimo di momenti fino ad arrivare al cartone. Abbiamo fatto le corse folli questa volta. Eravamo al telefono con il nostro inviato, appunto Antonio Giuliani, il quale ci stava giusto confermando il fatto che lunedì avremo questo collegamento, questa diretta per la partita, quella che riguarda giustamente Progressivi contro Underground. Poi di meglio ci saprà dire chiaramente lui lunedì stesso, e poi martedì verrà qui per raccontarci proprio il meglio del meglio di tutto quello che sta per accadere. Allora ragazzi, sono passati 49 minuti dopo le 23 qui su Power Station. Siamo per entrare all'interno del Gabber Spazio, cioè tra un pochino, ancora 20 minuti per quanto riguarda Heartlands Corner. Dopodiché veramente questa sera ne avremo delle belle da ascoltare. Walter Wani ha fatto un piccolo riassunto di quello che succederà chiaramente dopo, quindi dopo la mezzanotte, e vi posso assicurare che è tutto, ma veramente proprio tutto da ascoltare. Per adesso arriva lui, Slash Haley, per la 1217 Record con Cyber Raver. We'll be right back.
novità devo dire che stanno arrivando tutte adesso, siamo pieni di night novità, alcune le abbiamo già ascoltate, soltanto due o tre se calcoliamo anche il disco Trax. Le novità devo dire che stanno arrivando tutte adesso e adesso stanno per arrivare parecchie altre storie, poi il Gabber Spazio raccontato. Neanche ve lo dico che cosa conterrà questa sera, una sorpresa. Sento una presenza alle mie spalle. Sì, sento una presenza alle mie spalle anch'io, però immagino che le presenze, a parte il fatto che sono due alle mie spalle e comunque sia, devo dire che il clone ha la palla perché l'ha detto ancora prima che le presenze arrivassero. Entrambi con il cappello, devo dire che siete diventati i gemellini della situazione. Complimenti, è arrivato Paolo Beat con Signora. Mi sembra anche giusto. Questa sera Walter One si sentirà un pochino tradito, un po' escluso ovviamente dalla vita del suo fidanzato Paolo Beat. Infatti vedo che tra un po' faranno a cazzotti praticamente. Allora, voi ricordate la ADM Record, l'etichetta sulla quale avevamo ascoltato per lungo lungo tempo loro, i due mitici Gollum and Gary D, con le due tracce sia One Zinc and Black Arrows? Bene, questo disco credo che da oggi possiamo considerarlo un pochino fuori dal nightlife. Primo perché effettivamente ha un'età magari in un certo senso, secondo perché è stato rimpiazzato. Ovviamente è arrivato il nuovo per la ADM Record, l'etichetta di Amburgo della quale sappiamo, da quale abbiamo già parlato, davanti alla quale ci inchiniamo tutti quanti tanto di cappello. Se ti inchini un altro po' dai una facciata sul piatto e poi spacchi il disco, non mi sembra il caso. Loro però questa volta cambiano, non sono più Gollum and Gary D ma Plastic Enemy, e cambia ovviamente anche la traccia, quindi insomma di tutto, di tutto, di tutto, di più. Bulldozer. Like a bulldozer. Butterfly.
bulldozer. Ce l'ho, mi manca. Mi sembra un pochino le cose che facevamo quando eravamo a scuola con le figurine, che ce n'erano pacchi e pacchi e pacchi per sfogliarle. 002. Voi non fate 002. Casa quello che ascoltate sotto 002. La mia voce, perché questo vi ripeto sempre che è una beffa da parte di Walter. E quindi chiaramente, insomma, tecnologia. È una completa presa per il culo. Non dovrei dirlo, però l'ho detto, avendolo già detto. Facciamo finta che io non l'abbia detto. Dicevamo, e quindi adesso ci sono gli adesivi. E quindi Walter è felice di dire: ce l'ho, mi manca. Anche detto il bruciato. Esatto, perché sta impecettando qualunque cosa. Dalla radio è arrivato Paolo Bite, sta impecettando Paolo Bite. Chiunque arrivi, io sfido, che sono sicura, anzi, che questa sera verrà impecettato. Vabbè, erano loro nei Plastic Enemy. Le novità devo dire che stanno arrivando tutte adesso. Siamo pieni di novità. Le novità devo dire che stanno arrivando tutte adesso. Possiamo fare pure rimbalzine e finire domani e parlare di novità. Ci stiamo per entrare, magari non precorriamo troppo i tempi. Dicevo, loro sono i Plastic Enemy con Bulldozer per la ADM Record, quindi il nuovo disco. Gabber Spazio sta quasi per arrivare. Ultimo disco Art Trends per questa sera.
Behaviors Higher. Questo disco lo capisco sempre perché quando Walter mi facendo della traccia immediatamente anche mi ha detto metterlo. Il bruciato lo appende veramente sul soffitto e per me diventa un problema di quelli seri. Va bene, questo disco ha segnato la fine di un periodo di calma. Per i più deboli di cuore io do un consiglio: cambiate un attimo stazione, poi magari verso la mezzanotte e mezza, quando termina il nightlife, ritornate qui su Power Station. C'è la calma, c'è la tranquillità, c'è la musica, ci sono tante belle cose. Gabber sta per arrivare. Esatto, Gabber Spazio. Io che cos'è non ve lo dico. Prima vi invito ad ascoltarlo, a farvi due risate, dopodiché raccontiamo e parliamo di che cos'è questa cosa che stiamo per ascoltare. Gabber Spazio. Nightlife. Spazio. Spazio.
Gabber Spazio. Egregio performance per quanto riguarda Children in versione Gabber, ovviamente, per all'interno il Gabber Spazio nel Nightlife. Air Miles, ovviamente, Children remix per la Baby Boom Record. Non ci potevamo aspettare di meglio, una cosa che veramente mi ha fatto impazzire. È stupendo, il disco è proprio senza parole. Non ho veramente parole per definirlo. Loro stessi si definiscono The Funkcore Label. Non c'era altro modo per poter dire una cosa del genere. Arriva lui, The Prophet, non a caso, insomma, un nome che all'interno del Gabber Spazio non poteva sicuramente mancare, con With Your Love. We'll be right back.
novità, devo dire, una dietro l'altra per quanto riguarda il Gabber Spazio all'interno del Night. Ci sono più novità Gabber per, veramente che Heart Brands. Non c'è che dire, Walter Juan, complimenti per le best tracks, ovviamente consigliate da te per quello che riguarda il Manic Monday. Appuntamento che avrete domani, chiaramente in replica dalle 19.30 alle 21.30 con Walter Juan, sempre qui su Power Station. E poi lunedì c'è la lunga di Walter Juan, il famoso lunedì dichiarato anche San Walter Juan. Questo mi sembra logico, anche perché sarà dalle 14.20 fino alle 15.20 all'interno di Sbrock insieme a Luca Ucchetti, sempre qui su Power Station, per quanto riguarda un minimo spazio Gabber, quindi chiamiamolo Gabber in pillole, oddio, no, non si dice. Poi c'è il Nightlife dalle 22 alle 24, sempre con me, Walter Juan, e poi dalle 24 fino alle 2 del mattino, altro appuntamento, ovviamente con Manic Monday. Dicevamo, altra novità è per la Rough Beats Record, che presenta The Chicago Hardcore Party Force, featuring DJ Dave. Gabber Spazio. Spazio. The Chicago Hardcore Party Force, featuring DJ Dave per Rough Beats Record, alla sua sesta produzione. Non so se ricordavate, le Banco Squad era 005, quindi questo è il nuovo per la Rough Beats, etichetta peraltro figlia di Industrial Strength, quindi sicuramente è una firma non indifferente e da non tralasciare all'interno di un Gabber Spazio come un altro, chiaramente all'interno di una trasmissione come un altro, che potrebbe essere per esempio il Nightlife.
spazio, gabber spazio, gabber spazio, gabber spazio. Da sole a te e ai cloni, veramente, quando il topo non c'è i gatti ballano, teoricamente è il contrario. Raccontato. Mi hanno raccontato, giustamente, la Neophyte Execute Coming Up Strong, discone, veramente, arriva un'altra night novità, chiaramente all'interno del nightlife, anche se riguarda ovviamente il Manic Monday, anche la Knoll Record. È la Knoll Record che firma questa situazione. Cardassia, here comes the sound. Gabber spazio. Nightlife. In diretta è stato il primo un lancio del disco che ovviamente è andato a parare sul disco che stavo suonando. È stata una situazione simpatica, divertente. Devo dire che qui si gioca, si scherza, si fanno un po' una sorta di giochi della gioventù e quello che è accaduto l'avete assistito. La seconda situazione alla quale avete assistito in diretta, forse senza neanche rendervene conto, è una piccola DMC che Walter One sta creando qui, lui contro se stesso. Insomma, devo dire, è tutto un programma. Ritorniamo, no, rimaniamo sulla Knoll Record, perché non spostarci a questa etichetta che è veramente, ma veramente grandiosa. È uscita con queste due produzioni storiche, la seconda, quella che stiamo ascoltando adesso, è In Sun con Kiss My Ass.
Ma tu guarda, siamo veramente carichi questa sera. Dicevo che è arrivato Walter, dovete sapere, in radio stracarico di novità, anche detto il bruciato. Tanti di quei dischi, ma tanti di quei dischi che neanche potete immaginare. Le novità devo dire che stanno arrivando tutte adesso, siamo pieni di night novità. Infatti, durante il nightlife ne avevamo messe 3, 4, 5. Ho detto sì, vabbè, mi sembravano di più la quantità di dischi con la quale è arrivato Walter. Tant'è vero che si vedevano i dischi a dietro camminare due gambe. Alla fine ho potuto supporre vagamente che poteva essere Walter One. Altra novità sta per arrivare ancora adesso, quindi mezz'ora di Gabber Spazio, all'interno del quale più del 60% dei prodotti che state ascoltando sono delle novità. Questo sempre sul Rap Beat, ovviamente è un promo, quindi non vi so dire altro, vi so dire semplicemente una cosa: occhio al volume e mi raccomando, ascoltatelo con molta, 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 molta voglia di ballare. Gabber Spazio. Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con il Nightlife. Disco! Veramente mi sembra di averla già sentita quella situazione che c'era in mezzo magari qualche anno fa, devo dire parecchi anni fa, e poi in un concerto che c'è stato ultimamente che segnava la fine di un'epoca, perlomeno la fine di un gruppo abbastanza noto, vabbè, ma lasciamo perdere. Comunque devo dire che sono usciti alla grande, ma alla grande, ma alla grande. Hair Recordings, ci spostiamo questa volta, lui è The Demoniac con You Can Dance. Fratelli e sorelle, adesso concentratevi perché questo è il Nightlife all'interno il Gabber Spazio. Abbiamo recuperato il tempo guadagnato ieri, questa sera 6 night minuti di ritardo. Abbiamo recuperato anche Walter One questa sera, che è tornato se stesso. Avete visto Walter One? Non si trova. And now we wear the sticker like a badge. Now what? If it ain't us, it's somebody else they wanna kill. Hardcore will never die. Disco. È passato Tarzan.
forse la più importante, la più rappresentativa per quanto riguarda il Gabber Music delle etichette, ossia la Mocum. Allora, 50esima produzione, perlomeno quella che stiamo ascoltando adesso in questo momento. Loro sono due personaggi non indifferenti, ossia Dan e Lisa Nalias con Starting Up. I think it's starting up again. Finisce qui, siamo soltanto all'inizio, all'inizio della fine, chiaramente. È quasi finito il night, sono passati 25 night minuti dopo la mezzanotte e arriva altra novità, mi sembra giusto, anche perché insomma se no non riuscivamo a suonarle, non saremmo riusciti a suonare tutti, quindi listo che siamo per ascoltare. Lauren Toe presenta Ingler con 357 Call. Gabber Spazio. We'll be right back.
Guy Sig, è arrivato il momento dell'ultimo disco del Nightlife di questa sera, ovviamente un po' in ritardo, ma essendo partito un po' in ritardo devo dire che alla fine siamo riusciti a rispettare una certa puntualità, ovviamente si fa per modo di dire. Arriva The Leaders, non a caso loro sono Lenny D and Delta 9, Manu Le Malen, Lorento e Lucas, tutto quello che comprende chiaramente questo disco. La traccia che siamo per ascoltare come ultimo disco del Nightlife all'interno del Gabber Spazio è An Old Dream. Gabber Spazio. Gabber Spazio.